Ricevemmo il messaggio nella notte di sabato. Era Dimitri che reclamava il favore che gli avevo promesso in Olanda. Si era portato avanti e aveva prenotato il viaggio per Bai a bagno di sangue per tutta la squadra usando false identità. Questa è senza dubbio la città più fuorilegge al mondo, patria di un gruppo di reclusi culturali che seguono fedelmente le usanze dei loro avi pirati. La traversata ci diede il tempo di analizzare la situazione di Dimitri. Credo che suo nonno, René Lousteau, fosse un pioniere delle immersioni. Aveva accumulato una fortuna depredando i relitti delle navi. La sua sorte però cambiò quando un giovane tagliagole di nome Macchia Nera Pitt gli rubò sia il bottino che l'attrezzatura. Distrutto dal dolore, René smise di cercare tesori e si fece una famiglia. Dimitri, cresciuto ascoltando le storie del nonno, sognava di recuperare un giorno l'attrezzatura rubata. Insomma, il nostro compito è di ritrovare l'equipaggiamento miracoloso. Beh, ci sono anche dei lati positivi. Se le cose vanno bene, la nostra squadra si guadagnerà un sommozzatore, che secondo Bentley ci tornerà utile per forzare il cavo dei Cooper. Quel Bentley le studia tutte. Macchia Nera Pitt è in pensione e vive in questa città. Segno la sua posizione con un indicatore. Pensavo che i pirati vivessero tanto per via dello scorbuto e cose simili. Non abbassare mai la guardia. È risaputo che tutti i pirati sono assassini e non si fidano degli sconosciuti. Come te la cavi con l'accento da pirata? Scusi, professore, non ho fatto bene i compiti. Scherza quanto vuoi, ma quel pirata non ci aiuterà finché non guadagnerai la sua fiducia. Macchia Nera Pitt, sono venuto a parlarti di un tesoro, un argomento che conosci bene. Un tesoro? Ah, non parlerò con uno come te di un argomento sacro come questo. Fuori dai piedi, marinaio d'acqua dolce! In tutti questi anni ho parlato di tesori solo col mio compare irascibile Tim. Non si può trovare un accordo? Chiudi quella boccaccia, marinaio! O ti infilerò la mia sciabola fino alle tonsille, te lo assicuro! Una brava persona, questo Macchia Nera Pitt. Per far parlare quella vecchia mummia, dovremo fargli credere che tu sia irascibile Tim. Ma cos'è successo a Tim? I suoi luogotenenti si sono ammutinati e si sono divisi il bottino, compresa la sua divisa da capitano. Questa è l'unica vera città di pirati rimasta. Devono trovarsi per forza qui. Hai ragione. Jack di Pietra è il più tosto di tutti. Si è preso la benda sull'occhio.
È così tosto da resistere anche a un'ancora sulla testa. Un piano, amico. Farà il caso nostro. Jack è ossessionato dalle scimmie. Se scuoterai quelle palme, ti si avvicinerà subito. Te lo potrai facilmente attirare sotto l'ancora. Cosa c'è? Sono scimmie! Tre diavoli! Maledetti sporchi primati! Cosa? Dove siete? Scimmie del diavolo! Correte coi vostri pollici opponibili! Dannati primati! Vi ho preso! Vi troverò! Jack di pietra in posizione! Balla l'ancora! Scimmie! Luride mangiatrici di banane! Scimmie infide! Ottimo lavoro! Ho individuato il secondo luogotenente! Si trova nei pressi della barca rovesciata! Secondo luogotenente, devi rubargli la gamba di legno. La gamba di legno? Sul serio? Ma non è un po' crudele? Ne hai bisogno per il travestimento, è un pezzo unico. Dovrai solo preoccuparti di superare le sue guardie del corpo. Dovrò eliminarle una alla volta. Non sarà un problema. Alle sue spalle e togli le viti dalla gamba di legno. Ottimo lavoro! Ora manca solo l'ultimo luogotenente, nervoso Ned. Si è nascosto nel nido di una cornacchia perché si è sparsa la voce che qualcuno sta eliminando tutti i luogotenenti. Sono dappertutto. I cani si avvicinano. State indietro. Stai in guardia, Ned. Sì. Sveglio. Vigile. Vigile come una guardia giurata. Vigile come... Ah! Lo sapevo. Allora è vero. Un agente di Tim è venuto per vendicarsi. Inseguilo. Al cappello di Tim. Prendete quel briccone! Ah,
Occhio a non farmi male, cucciolotti. Fermo! Mi hai messo con le spalle al mare! Mi arrendo! Volevo solo il tuo cappello. Il mio cappello? Tutto qui! Prenditi questo lurido pezzo di stoffa e vattene! Perfetto! Ora hai tutto l'occorrente per travestirti da irascibile Tim. Torna da Macchia Nera, Pete, e fingiti il suo vecchio compare. E ricorda l'accento da pirata questa volta. Irascibile Tim, sei tornato, brutto imbroglione. Ehi, compare, non per essere cafone, ma preferirei parlare del tesoro. Che ne dici invece di bere qualcosa? Faccia da babbuino. Sly, ho sentito dire che è abitudine dei pirati intrattenersi in gare di insulti. Stai attento a non ripetere mai un insulto già detto in precedenza. A te la prima mossa, compare. Sei solo un pecorone, senza denti, soufflé di vacca. E invece tu sei un cretino, mangia alghe, inserviente. Davvero? E tu sei un chiacchierone, muso da micio, mozzo. Forse è vero, ma tu sei un brontolone, gobbo, peto di balena. Sei un orecchione, occhi storti, testone di legno. Ah, imprechi come un bambino. Sei un idiota, ubriacone, sacco di vomito. Ah sì? E tu sei un pappagallo dipendente. Noiosone, dispendio di pelle. E invece tu sei un demente, sedere d'oca, sacco di vermi. Sei un testone a punta, viscido, mulo di palude. Irascibile Tim, sei proprio tu. Perdona questo vecchio lupo di mare con gli occhi bruciati dal sole per non averti riconosciuto subito. Non esiste uno che sappia imprecare bene come te. Ma perché sei stato via tanto a lungo? Sono tornato per avere la mia parte del tesoro che rubammo anni fa a quel René Lusto. È stato davvero un bel colpo quello. Quando mi ubriaco è il mio argomento preferito. Tu e io che nascondiamo il bottino nel cuore dell'isola dei pugnali. E in tutti questi anni ho tenuto ben nascosta la mappa. E allora riprendiamoci il tesoro. È tempo di andare in pensione e vivere da signori. Mi rincresce dovertelo dire, compare, ma ho perso il mio galeone a carte. E peggio ancora... La mappa è stata rubata da quel demonio di Capitan Lafui. No, io lo avrei infilzato con la sciabola pur di non rinunciare a una mappa così preziosa. Questo Lafui non è un bucaniere come gli altri, no. Si è guadagnato la fama di uomo più astuto di tutti i sette mari. Il diavolaccio vive in quel bastione. Lì troverai la mappa, ma anche la morte. Dovrai cercare il tesoro da solo,
Mi sono lasciato alle spalle le avventure in mare. Grazie, Pete. Sei stato un buon amico. Sì, e tu sei sempre il solito secco, maleodorante, cappelluto sacco di immondizia.